onorevole Puppato, il Senato ha approvato il collegato ambientale, l'ex collegato ambientale alla legge di stabilità, quello che adesso invece prende il nome di DDL sulla Green Economy, dopo un esame durato più di un anno. Sono i tempi di un esame da perfezionisti o c'è stata qualche difficoltà? No, senz'altro non si giustifica un tempo così lungo, se non per il fatto che si sono intermediati, soprattutto in commissione, una serie di tematiche che a un certo punto hanno preso il sopravvento, mettendo diciamo da parte un collegato ambiente che non solo era innovativo perché per la prima volta davvero si è inserita in una legislazione nazionale un collegato appunto al bilancio dello Stato, ma anche perché all'interno di questo collegato, e questo devo dire se vogliamo è servito il tempo che a questo punto è trascorso, se non altro per incrementare la numerosità diciamo dei capitoli di questo collegato, e anche forse per inquadrarlo dal punto di vista fiscale un po' meglio rispetto a come era partito, cercando di dare più valore per esempio a quella tematica da una parte della contribuzione, dall'altra delle penalizzazioni che non vedevano uguale efficacia nel collegato per come era pervenuto dal governo. Ecco, ci spiega un po', partiamo proprio dalle penalità e dalle premialità. Penalità per disincentivare smaltimento in inceneritori senza recupero di energia e discarica, premialità invece per la raccolta differenziata. Ci spiega come funzioneranno? Allora, per molti di questi, per alcuni di questi articoli attenderemo naturalmente i decreti attuativi, ma io credo che quello che abbiamo attivato sia una cosa non da poco, nel senso che per esempio cominciare a dire che la direttiva europea che si riferisce e che vuole portare all'attenzione di tutti l'elemento dell'economia circolare come valore fondamentale e quindi il recupero della materia, il recupero del prodotto in ogni e qualsiasi condizione, proprio per limitare lo smaltimento in discarica, per limitare lo spreco di materie che sono fondamentali, che non possiamo permetterci di gestire come abbiamo gestito fino agli anni 2000, al 2010 vorrei dire per l'Italia, sprecandole, buttandole via come se non avessero un valore assoluto. E allora che cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo inserito diversi articoli con elementi che andranno ulteriormente sviluppati, ma che sono un primo fondamentale passo verso una logica totalmente differenziata e diversa. Anche per esempio offrendo alle imprese che lavorano seriamente, nonché ai professionisti che lavorano seriamente, una priorità laddove siano certificati EMAS, laddove abbiano, ed è previsto per esempio che si investano i valori economici previsti dall'Emission Trading System, quindi da quel mercato diciamo delle emissioni che dovrebbe prevedere penalizzazioni per chi inquina, viceversa premialità per chi disincentiva l'inquinamento e anzi non produce impatto, andando appunto a favorire le imprese certificate 50.001 o ancora andando a favorire i comuni che per esempio raccolgono con la raccolta differenziata in maniera molto importante, quindi superando la soglia del 65%, andando oltre, abbiamo comuni tra cui il mio intorno all'85-90%, quindi interi territori che hanno lavorato bene, che stanno lavorando bene sulla materia differenziata, favorirli i cittadini di quei territori dal punto di vista fiscale e economico, applicare una TASI corretta, andare come dire proprio a costruire il meccanismo di premialità e disincentivazione. Premiare la raccolta differenziata e disincentivare lo smaltimento senza recupero di materia o senza recupero di energia significa aumentare la quantità disponibile di materia prima seconda, però bisogna fare qualcosa per collocarla poi sul mercato. C'è qualcosa anche su questo fronte nel collegato ambientale, penso al green procurement, no? Guarda, intanto vogliamo favorire appunto gli acquisti verdi in ogni modo. Abbiamo inserito, per quanto con molta difficoltà, anche un meccanismo per cui si va a costruire un sistema, questo andrà fatto con decreto naturalmente, in cui per esempio gli esercenti commerciali, i bar, le trattorie, qualunque altro tipo di esercente commerciale possa incentivare il recupero del materiale, in particolare vetro, lattina e quant'altro, che hanno un grosso valore
e sono richieste dal mercato, in modo tale che non ci sia solo, tra virgolette, l'opzione del riciclo inteso come riciclo casalingo, ma ci sia un'ulteriore opzione che viene ad essere favorita come per chi restituisce il packaging, in questo caso il packaging non solo di cartone ma invece di materiale pregevole come alluminio e vetro. Ancora le amministrazioni che potranno e vorranno favorire al loro interno gli acquisti verdi vedranno anche in questo caso un'attenzione particolare da parte delle normative della legislazione italiana. Insomma, davvero tanti punti che vedono un'attenzione diversa e una volontà molto più chiara di spingere proprio sulla virtuosità. Gli operatori di settore lamentano la natura, ecco, appunto, puntuale, frammentaria del collegato ambientale, che ritengono essere una serie di articoli mancanti di una natura organica. Per un provvedimento organico sul settore dei rifiuti, il provvedimento tanto atteso dagli operatori, bisognerà aspettare il Green Act? Io credo che una legge quadro che sostituisca la 152/2006 sia urgente e obbligatoria, lo dico così, proprio perché questo Paese si sta mettendo in linea con, vorrei dire in assoluto, probabilmente siamo il Paese leader in Europa, con le migliori tecnologie, le migliori possibilità anche occupazionali che vengono dal grande, enorme settore dello sviluppo tecnologico e di processo, diciamo, che destina la materia prima a diventare oggi end of waste oppure sottoprodotto nel caso in cui non necessiti di lavorazione. Abbiamo bisogno non solo di un coordinamento europeo che viene fatto dalla Commissione europea competente grazie alle norme che sta emanando, ma anche di un migliore coordinamento nazionale che metta insieme tutti questi elementi, quelli positivi già contenuti nella legge Ronchi, poi nel 2006 e quindi a oggi in tutte quelle norme che si sono succedute, perché non possiamo far correre rischi alle imprese e ai professionisti di settore, rischi che non sono connessi con reati, ma rischi che sono connessi con cattive interpretazioni.